Buongiorno, giovedì 9 aprile, oggi è giovedì santo, nei nostri ricordi e nelle nostre pratiche per chi è religioso o anche per chi non lo è ma che ha conosciuto fin dall'infanzia questo rito della lavanda dei piedi, così viene ricordato da ciascuno di noi ed è conosciuto da ciascuno di noi. Cosa c'è in quel gesto di umiltà, in quel gesto di sollecitudine ad amare il prossimo attraverso il mettersi in ginocchio per lavare i piedi dell'altro? C'è una funzione fondamentale nella vita che è quella del servizio. Umberto Curi nel suo testo, Le parole della cura, ci racconta in una maniera splendida il significato della parola servire, servitore, e ci riporta alla funzione della terapia, del terapon. Noi pensiamo spesso che la terapia sia un gesto straordinariamente ricco di competenza, attraverso il quale una persona cerca di guarire l'altro. Non lo interpretiamo come quello che dovrebbe essere, cioè il mettersi al servizio dell'altro in una relazione di amicizia e di amore. E questa disponibilità si traduce in una dimensione relazionale che lenisce il dolore e pone l'altro nella possibilità di avere cura della propria vita. È molto difficile, sapete, mettersi nella condizione del servizio autentico, perché dopo il Giovedì Santo ci sarà la morte in croce, cioè colui il quale si mette al servizio non ne trarrà un vantaggio in termini di un potere compassionevole, ma sempre potere. Anzi, il potere, quello che ha sempre lo stesso volto, ma che indossa maschere infinite, dalla sovranità al sorvegliare e punire, all'autoassoggettamento, anche alle forme della democrazia rappresentativa o diretta che sia, non ha nessuna importanza, poi alla fine gli esseri umani in qualche modo vogliono indossare la loro maschera per nascondere il loro errore di visione della vita, che interpreta l'esistenza come potestà di dominio, come capacità di guidare il prossimo, ridotto a semplice massa obbediente entro la quale ogni individuo rinuncia alla propria autonomia, alla propria libertà, alla propria intelligenza per cadere nella trappola della suggestione nei confronti del capo di turno, il quale naturalmente non ha nessuna intenzione di sacrificare se stesso per amore della vita e non ha neanche la disponibilità di esprimere il gesto di umiltà che oggi incontriamo nei riti religiosi. Se lo facesse, lo farebbe naturalmente chiamando gli organi di stampa, le televisioni, ne metterebbe in scena un teatrino indegno, perché alla fine irriderebbe le masse, si presenterebbe come colui il quale, vedete, ha anche la disponibilità di inginocchiarsi per confermare il proprio potere, non per far trionfare la vita. Oggi che viviamo questo tempo di confinamento, questo tempo di esasperazione del panico, della paura e dell'angoscia, c'è una grande necessità che ognuno di noi faccia un emendamento alla propria esistenza e accolga questa funzione del servire.
servire senza avere nulla in cambio in una collettività che è stata indottrinata dall'ideologia del profitto e del consumo, dalla centralità del denaro, perché oggi il potere, al di là dei molti tiranni che si sono disseminati nel mondo, il potere, nelle infinite mascherate rappresentative che dispiega in ogni angolo del pianeta, in realtà si concretizza nell'idolatria del denaro. La prima preoccupazione di questa pandemia è naturalmente l'economia e ovviamente questa centralità dell'economia rappresenta il pianto un po' da coccodrillo dei ricchi che temono di perdere l'egemonia di un modello culturale globalizzato, il quale non ha nessuna intenzione di coltivare l'amore per la vita. Noi quella vita che è rappresentata dall'ecologia del pianeta l'abbiamo calpestata e ferita. E oggi il sintomo della pandemia non è altro che il grido di dolore di una terra ferita, di un'umanità ferita, di un'umanità costretta molto spesso e in grande maggioranza a condizioni di vita di miseria per soddisfare il famelico bisogno egocentrico di pochi. E non sto parlando di pochissimi, dico di pochi, perché di fronte ai pochissimi che detengono gran parte delle risorse del pianeta, poi ci sono i pochi che ne assecondano il disegno, traendone vantaggio. E la contrapposizione in questo momento è tra il potere e il servizio, tra la cura e la dissipazione, tra la fertilità feconda dell'ecologia e la morte di qualsiasi prospettiva puramente estrattiva e consumistica. Anche lo sguardo nei confronti di questa condizione dell'epidemia o della pandemia è distorto. Se voi prendete gli organi di informazione, anche quelli sul web, voi potete farli scorrere nella prima schermata e trovate un costante riferimento a ciò che accade nei paesi più ricchi, più potenti della Terra, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina, i paesi dell'est. È chiaro che qualche paese è più ricco dell'altro, ma sostanzialmente sono paesi che certo non patiscono la fame, anche se naturalmente dentro questi paesi vi sono contraddizioni colossali e disuguaglianze crescenti sempre di più. Ricordo Paolo VI che mise in evidenza, ormai sono passati veramente tanti anni, come l'umanità fosse caratterizzata da un crescendo della differenza tra ricchi e poveri, e denunciava un mondo dove i ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Naturalmente la povertà di questa parte del pianeta fa sì che la carità compassionevole dei ricchi, che non vogliono mettersi in discussione, possano almeno sfamare una parte, almeno per ora, dei loro concittadini. Ma c'è un'altra parte del mondo verso la quale si è alzato un velo di oscurità e di silenzio. Ciò che accade e potrebbe accadere in maniera ancora più drammatica nei paesi poveri, penso all'Africa. Guardate, non trovate molti articoli su ciò che sta accadendo in Africa. Ieri mi è capitato di leggere sul manifesto, scorrendo la prima pagina, quindi mettendo in evidenza questo giornale, ciò che sta accadendo nel Sahel, una delle zone della terra più povere, caratterizzate dalla fame, dalla siccità, dalla carestia. Ebbene, quel virus sarà una piccola goccia
rispetto a una tragedia che lo precede e che continua ad esserci, perché lì si muore di fame, non ci sono strutture sanitarie, non ci sono mascherine e guanti, distanziamento sociale, non ci sono farmaci che siano in grado di intervenire anche sperimentalmente, non ci sono possibilità di curare con alte tecnologie. Non ci sono e quelle popolazioni continuano a morire per altre infezioni, per malnutrizione, ma non vedo nessun allarme, né ora né prima, e temo neanche poi, che metta in evidenza come 8.000 bambini al giorno che muoiono per denutrizione e fame dovrebbero in qualche maniera allarmarci e indurci a porre delle misure di distanziamento socio-economico da un modello di esistenza che ha sfruttato quelle terre e ha messo a repentaglio la vita di quegli esseri umani che anche per gli organi di informazione evidentemente contano molto poco. Ma proprio questo deprezzamento della vita dell'altro è l'elemento costituente della ferocia del potere del denaro che caratterizza la nostra epoca storica. E quindi oggi, al di là del, ripeto, ogni giorno, rispetto delle regole di protezione collettiva che ci siamo dati e abbiamo accolto, ma lo dobbiamo fare con senso critico. E il senso critico non deve essere solamente applicato alla limitazione della nostra libertà personale. Ma il senso critico deve espandersi in una richiesta pressante e urgente in cui chiediamo che quel modello di esistenza fatto di stili di vita e comportamenti dissipativi della vita e che ruotano intorno al profitto, penso per esempio al consumo di bevande alcoliche e di tabacco, che sono lesive della vita ma non creano nessun allarme nei sistemi neanche sociosanitari, l'importante è che la gente ne traga profitto, poi che ci siano decine di migliaia di morti anche nel nostro paese a causa dell'alcol e del tabacco, vedo che non importa, importa molto poco e non si lanciano allarmi sociali per costruire una rete solidale che metta in confinamento questo tipo di comportamenti. Crei una quarantena autentica di riduzione dei consumi e di sospensione in molti casi dei consumi, di consapevolezza personale di decidere di fronte a questa epidemia consumistica con relativa lesione della qualità e della dignità della vita, in cui le persone incomincino a fare il sacrificio dell'astenersi da qualcosa per accedere alla dimensione autentica della sobrietà. E attraverso questa strada mettere prima in quarantena, in distanziamento culturale dei modelli consumistici che attraverso la loro attività di profitto mettono a repentaglio la vita dell'umanità, la qualità della vita dell'umanità, metterli in quarantena per poterle eradicare, per poter allontanare questa scorciatoia che cerca non solo di trarre profitto, ma silenziare il grido di dolore di ogni essere umano di fronte al proprio disagio spirituale, alla propria difficoltà a accettare se stesso nelle condizioni date, e che spesso viene messo a tacere attraverso una correzione meccanica della sua vita, anziché lasciato parlare perché la parola si faccia veramente autentico messaggio per ciascuno di noi e rappresenti anche nelle relazioni più intime, personali, familiari che viviamo, una potenzialità, un seme fecondo che fa risorgere la vita, che fa
fa sì che la vita si rappresenti nella stessa fecondità che oggi noi possiamo ammirare guardando dalle nostre finestre o facendo una breve passeggiata fuori attraverso questa splendida primavera. Sembra quasi paradossale come ci sia questa bellezza della natura che non è insensibile al nostro dolore, ma ci sta parlando con il suo linguaggio, con la sua presenza, con la sua richiesta di rimetterci in sintonia e in radicale partecipazione alla nostra appartenenza globale ed ecologica. Guardate, è una grande opportunità, ma per poterlo fare noi dobbiamo fare quel gesto di umiltà, quello del servizio, disposti a sacrificare una parte della nostra esistenza per poterla rendere autenticamente feconda. Il servizio che non è assolutamente disponibile ad assecondare qualsiasi logica di potere. Il popolo non va guidato. Il popolo deve essere reso capace di assumersi ciascuno una responsabilità personale. Non trasformiamo l'umanità in una massa informe dove prevale la suggestione emotiva e riconosciamo a ciascuna persona la possibilità di concorrere insieme agli altri attraverso la propria intelligenza, la propria capacità di amare, di emozionarsi, di esprimere dei sentimenti, di trovare la strada di un'etica dell'ecologia, di un'etica che prima di tutto, prima di ogni gesto personale, pensa al danno che potrebbe provocare non solo al prossimo, ma anche alla prossimità della terra che abita e che è stato chiamato non a dominare, ma a custodire come pastore attento, sensibile e buono, capace cioè di mettere in atto la condizione dell'amore anche nell'essere pastore attento di una terra meravigliosa, anche quando manifesta condizioni catastrofiche che sono gridi di dolore che ci parlano e noi dobbiamo imparare ad ascoltare. Buona giornata.